Carissime, sono Gabriella del baule della nonna. Allora, oggi ho voluto fare questo piccolo video per scusarmi del fatto che io con l'ultimo tutorial, quello del centro a fiore, a forma di fiore, vedete? Così, ho fatto un errore e cioè, adesso vi faccio vedere. Vedete, adesso questo fiore gira bene i petali perché il petalo lo sormonta una volta, cioè per farmi capire. Questo sormonta questo, capite? Gira bene, mentre io prima avevo fatto un petalo che veniva sormontato da due petali, cioè praticamente così e così. Non me ne sono accorta, ragazze. Io ho chiuso il video, poi una volta chiuso il video, non è che lo posso riaprire e smontare e rifare. Ormai avevo fatto. E siccome io una volta che l'ho chiuso me ne sono accorta, capite? Ho detto, oddio, ho fatto questo errore. E non vorrei che magari chi fa il centro potesse capire che è giusto farlo in questo modo, l'ultimo petalo. Non è giusto perché io mi sono sbagliata. Che raga, purtroppo uno si sbaglia perché io mi chiudo a chiave qua, ma se la signora là fuori mi bussa e che deve entrare, poi dopo qui da me mi porto i lavori da fare, io mi devo concentrare su quello che la signora vuole. E poi quando torno qui chiudi il video, sposta il video e va. Purtroppo le cose capitano. L'importante è riconoscere i propri errori. Io ho detto devo fare un video per farglielo capire, perché non voglio che magari pensano che questo sbaglio è la cosa giusta. Infatti, molte signore l'hanno capito subito, prima me l'hanno fatto notare. Allora ho detto, siccome era già sabato, io avevo corretto, poi ho sbagliato pure a correggerlo perché lo dovevo far vedere, però. Lì per lì l'istinto è quello di smontarlo e di rifarlo, mi capite? E allora ho detto no, devo fare un video per fare. Ecco, vedete come gira? Si sovrappone una volta sola. Invece quello mi si sovrapponeva, così. E che vi devo dire? Mi dovete scusare, ma state attenti a non fare lo stesso mio errore. Allora, dato che adesso io abbiamo aperto sto video, è 2 minuti e poco. Mo' vi faccio vedere i prossimi tutorial che ho preparato per voi. Allora, ho preparato il coso qua, il porta dolci, la borsa porta dolci con la patta. Guardate che carina. Questo ve lo metto domani, questo tutorial. È una meraviglia. Una borsetta super super semplicissima. L'ho fatta con la patta. Aspettate che metto, perché si vedono, ma sono tutte senza la patta. E sta apertura qui, si vede tutta la crostata, si vede tutto il dolce che noi andiamo a fare. L'ho fatta bella grande. Perché vedete il testo che va bene sia su questo qui, poi dopo ve lo mostrerò domani, sia con i testi rettangolari. Come potete vedere, qui io non ho lasciato nessuno spazio di sorta, perché di solito ci si lasciano le due dita, no? E le due dita però si allarga ancora di più questa apertura con. Oh. Allora, noi logicamente lo copriamo il dolce, no? Con la carta, con eccetera, però uno porta un dolce chiuso dove non si vede quello che ci sta là dentro, anche una forma igienica. Ecco qui, va bene? Poi ho preparato, questo va bene la misura sia per questa teglia di rotonda sia per quella rettangolare che poi vi mostrerò nel video. Ho preparato il prossimo tutorial a sti manicotti. Allora, siccome non mi viene in mente come si chiamano, adesso molte signore, questo, vedete? Ho preparato questo tutorial.
e devo dare un titolo a questo tutorial e a me non mi viene in mente come si chiama sto manicotto, manicotto per le teglie, boh, non lo so, manicotti per le teglie. Perciò voi che siete delle signore esperte in questi campi e anche più di me, scrivetemi, ditemi questo si chiama così, sul titolo mettici questo. Va bene? Guarda, questo è carinissimo, l'ho fatto in una mezz'ora, tre quarti d'ora, perciò un regalo ottimo, ottimo, spesa minima, guardate che meraviglia, lo regalate con una teglia, con un dolcetto dentro, stupendo, ci mettete due ovette, ci mettete una colomba, questo lo avvolgete intorno a questa teglia che andate a regalare. Guardate, quando l'ho fatto ho detto, tiè, questo è semplicissimo e velocissimo. Adesso vi mostro, perché la signora mi ha dato l'ok, che ve lo potevo mostrare, perché molte signore sono gelose delle loro cose e non vogliono che io le mostri. Allora a volte lo faccio, ma c'ho sempre un po' di terrore quando lo faccio senza chiedere il permesso. Allora, io ho montato questo lenzuolo per una nonna, la quale aveva comprato questo meraviglioso pizzo quando le bambine hanno fatto la comunione, perché qui da noi ci usa così. Alle comunioni, alle nascite si regalano delle cose importanti come questi meravigliosi pizzi. E adesso io ci ho montato il lenzuolo. Guardate. E adesso sto facendo l'altro perché sono due ragazze e la nonna li vuole fare a tutte e due, c'hanno questi pizzi. Guardate che meraviglia! Io questo pizzo, questo è il pizzo ai fuselli, tutto fatto a mano, un pizzo di questo vale tantissimo, guardate che meraviglia! La signora me l'ha portato, la nonna, guardate. Poi dopo era combinato in modo che ci aveva soltanto sto centrale importante e questi pezzetti erano attaccati al centrale e agli angoli. Allora ho detto no, ho smontato i pezzettini perché gli angoli erano troppo importanti e vedete che cosa ho creato? Ho creato queste piccole fascette in modo da dare una continuità al lenzuolo. Guardate che meraviglia! Questo pizzo io l'ho attaccato a punto Parigi o punto Festone. Quando comprate le macchine da cucire, cioè la prima cosa, è importante che ci sia questo punto, perché con questo punto voi fate una marea di cose, ve l'ho dimostrato nel vecchio tutorial di come fare il punto a giorno col punto Parigi e il punto Festone. Vabbè, questo no, io questo qui ho una macchina industriale che mi fa questo tipo di giornino, pagata tantissimo 15 anni fa, ma era impensabile che io col lavoro che faccio potessi farlo a mano questa roba, perché ci vuole un sacco di tempo. Io faccio chilometri di giornino sulle tovaglie, tovaglioli, insomma non si finisce mai. Ok, ecco poi le federe. Adesso sto, vedete le federe, eccole. Sulla federa ci ho messo soltanto questo pezzo importante centralmente e poi dopo ci ho fatto questi piccoli rigametti semplici, questi fiorellini semplicissimi, così vedete. Perché il tombolo, il pizzo va sempre accompagnato con qualcosa, o con il giornino, con uno sfilatino, o con un piccolo ricamo. Ok, adesso vi ho fatto vedere questo, sto imbastendo il pizzo di quell'altra per quell'altra ragazza e che vi volevo far vedere. Ah, guardate, la signora mi ha portato un corpetto per una camicia da notte, lo vedete? Sempre fatta così, questo è uno sproni. Lo sprone poi sia il destro che il sinistro. E allora io, siccome la signora diceva: ah, ma che ci fanno queste non se le metto, eh? Ho pensato, dico, ci facciamo delle tovaglie.
tovagliette da tè. L'ho messe di spigolo così, no? Adesso questo va tutto intarsiato con quel punto che vi ho detto. E poi da qui ci ricamerò, ci farò uscire dei mazzi di fiori, diciamo, e camuffiamo questo sprone, no? E nel frattempo ci creiamo, perché questo è uno sprone, questo vale un sacco di soldi. La signora dice, mo va buttato chi? Una camicia da notte, ma quando te la metti la camicia? Sì, un vestito. Però così te lo godi. Lo camuffo, ci faccio dei fiori, dei gambi che escono da questa tovaglietta e c'ho una tovaglietta da tè per le occasioni, per la nascita di un bimbo. Sotto uno ci mette un trasparente celeste maschio, un trasparente rosa femmina. Ecco, e poi dopo devo fare pure dei servizietti da colazione che qui ci usa portarli all'ospedale, no? Quando nascono i bimbi, così le ragazze hanno tutto un piccolo corredo che gli ha fatto la nonna. Ok, ecco quello che faccio io. L'ho fatto vedere perché per darvi, farvi vedere, perché so che vi piace vedere le belle cose. E allora, ragazze, scusate ancora del disguido, ma è successo, che devo fare? Importante riconoscerlo. Vi mando un bacio. Non mettete mi piace perché qua non serve. Vi saluto e ci vediamo domani con il tutorial del bellissimo portadolci con la patta. Ciao!